Carciofi e patate, uno dei matrimoni secondo me che funzionano di più in cucina, dove abbiamo questa delicatezza delle patate che va a smorzare questo gusto invece un pochino più deciso del carciofo. Sono spettacolari queste frittelle che vanno proprio a riassumere quanto romantica può essere l'abbinata tra carciofo e patate. Viene vista molte volte, noi in questo caso ce la giochiamo ancora meglio secondo me. Sì, croccanti fuori, morbide dentro. Quando si parla di croccanti fuori e morbide dentro non capisco più niente. Ultra veloci, ultra facili, semplicemente rosolate in padella con un filo d'olio e questo è il risultato. I carciofi ovviamente li dobbiamo pulire. Una cosa molto comoda che vi dico già adesso è che potreste usare tranquillamente dei carciofi surgelati, scongelarli e poi tagliarli a fettine sottili. Se invece partite da un carciofo intero, ovviamente potrete scegliere le mammole, che sono le più comuni, altrimenti i carciofi spinosi oppure la qualità che trovate e che preferite soprattutto dal vostro fruttivendolo. Togliamo le foglie esterne più dure e coriacee, puliamo ovviamente la parte sottostante, il gambo si può utilizzare tutto, l'importante è togliere la parte esterna perché risulta filamentosa. Gli scarti ovviamente non buttateli, potreste farci un bel brodo di verdura e siete a posto. I gambi li mettete in acqua con una spruzzatina di limone dentro in modo tale che risulti leggermente acidulata e non si ossidano. E invece ovviamente la parte centrale del carciofo dovrete pulirla ancora, quindi togliendo la parte superficiale delle foglie e poi tagliare il carciofo a metà e rimuovere la peluria, questo fieno che c'è dentro. E a questo punto sì, anche lui va in acqua acidulata. Se seguite il profilo su Instagram saprete anche che io non ho potuto in questo caso registrare nella cucina in cui registro di solito, che è in garage, perché stavano facendo dei lavori e quindi mi sono messo nella cucina di casa a registrare, insomma abbiamo cambiato location stavolta. Adesso le patate, cioè gli ingredienti sono pochissimi, le sbucciamo e le grattugiamo con due mandoline, due grattugie che potete usare. Io uso di solito quella delle carote, che escono proprio questi fiammiferi molto sottili che io adoro proprio trovarmeli in queste frittelle, oppure potreste usare anche la classica grattugia a fori larghi che conosciamo un po' tutti, dai, che tutti in teoria abbiamo a casa. Quindi ecco, grattugiamole, aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe e poi li lasciamo un attimino riposare perché devono un po' fare l'acqua, si dice, no? Quindi deve uscire l'acqua di vegetazione che soprattutto grazie al sale esce. Quindi un attimino, quei 10 minuti, teniamole da parte. Siccome noi non vogliamo sprecare il tempo, tagliamo i carciofi a fettine sottili. Col coltello tagliate proprio fino e poi le scaraventate dentro, anzi prima di scaraventarli dentro scolate l'acqua delle patate, aggiungete l'amido di mais, un cucchiaio, giusto per legare un pochino di più questo composto, visto che ci sono i carciofi che non hanno amido. Aggiungiamo poi i carciofi e adesso siamo già pronti per andare in padella e poi gustarceli. Dobbiamo ungere un pochino la padella con un goccio di olio extravergine, io vi consiglio proprio l'olio extravergine e non quello di semi, perché andrà ad esaltarmi il sentore di carciofo. Voi sapete che principalmente l'olio extravergine ha un sentore di carciofo, ecco, in questo modo lo sentirete ancora di più, sarà ancora più buono. Mentre vi spiego questa ricetta, mettete un bel like se vi va di sostenere il canale e condividete questo video a qualcuno se vi va di fargli scoprire questa ricetta, oppure se volete che questa persona faccia questa ricetta per voi, cioè come se voleste quasi spronarlo, no, capito, a farveli, che insomma che ve li faccia sti frittelle, che ve le faccia. Aspettiamo un attimino che si scaldi, prendiamo dei mucchietti di impasto, poi li adagiamo sulla padella in modo tale proprio da formare delle frittelle. Fiamma medio alta, media, non troppo alta, facciamo rosolare, poi giriamo, andiamo avanti a cuocere e poi sono pronti. Li mettiamo su un piatto con un foglio di carta assorbente e poi li possiamo servire. Croccanti, vi conquistano, c'è poco da fare, li amerete tanto. Magari potreste accompagnarli, se li servite come aperitivo, come antipasto, con una bella spuma, una bella fonduta di parmigiano o di grana o di pecorino, anche volendo, perché il carciofo col pecorino è molto molto buono. Altrimenti potreste servirli come contorno molto sfizioso, molto particolare. Li potreste anche servire come se fosse il pane di un panino, cioè voi all'interno ci mettete quello che volete, poi vi mangiate questi due dischi che vanno ad abbracciare un ripieno che volete voi. Mi raccomando, se fate questa ricetta taggatemi su Instagram o su Facebook, sapete che su Instagram trovate anche i reel, insomma altre ricette che non pubblico qua su YouTube, molto veloci, molto easy, molto buone. Qua altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Grazie per aver visto il video fin qua e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Yeah!